tipo questi, tablet e lettori barcode con sistemi operativi. Storicamente è Windows Mobile e Windows CE. Da fine del 2011 stiamo facendo dispositivi con Android. Con Android e con tutti i nuovi smartphone è nato anche il fatto di leggere i QR code, ad esempio, leggere barcode semplici come possono essere gli EN13, i QR code appunto e via dicendo, con librerie anche open source ottime come la Zebra Crossing. Il discorso è che quando serve di le leggere barcode in maniera veloce, ma con alte performance, devo fare un inventario dove devo andare a leggere un migliaio di barcode in un giorno, farlo con uno smartphone è praticamente come spararsi, è meglio utilizzare un terminale apposta con il DOS ancora che utilizzare un iPhone. Anche perché le fotocamere degli smartphone sono ottimizzate per fare belle foto. Una cosa importante è anche una fotocamera per fare letture barcode, la cosa più importante è la velocità dell'autofocus. Quindi, se vogliamo vedere appunto Motorola se separata, noi facciamo terminali industriali. Custom hardware, cioè avere un lettore barcode custom aiuta tantissimo. Se questo è ad esempio quello che si può fare, è un imager questo, si può definire che tipo di spot si vuole avere sullo schermo e via dicendo, se devo andare poi a leggere un barcode, posso andare a leggere un barcode, qui la luce non è ottimale e non ho il volume. Posso andare e ho, dipendendo poi dalla distanza dalla dimensione del barcode, posso andare a fare cose di questo tipo. Ok, quindi è tutto interessante. Ok, va bene, come faccio a fare un'applicazione che si integra con un lettore barcode? Questo ovviamente non c'è un'API standard a livello di Android. Ogni produttore hardware, e non c'è solo Motorola Solution, come Motorola Solution c'è Honeywell, ad esempio, che fa dei terminali simili, c'è Intermac, che adesso è parte di Honeywell, c'è anche Bluebird, che fa i terminali marchiati Pideon, che stanno iniziando a fare terminali Android. Ognuno ha un SDK ad hoc. Nel nostro caso abbiamo un'applicazione a bordo con una libreria che permette di decodificare una novantina di tipologie di barcode, dai classici QR code EN13 fino agli stacked databar, dove sono praticamente due barcode monodimensionali uno sopra l'altro che forniscono più informazioni, i GS1 stacked barcode che sono utilizzati in ambito farmaceutico, cose un po' particolari che comunque hanno un uso anche per fornire più informazioni. Noi abbiamo la possibilità di è possibile integrare all'interno della propria applicazione questa libreria con degli intent al momento. C'è un SDK che con degli esempi e la documentazione sul nostro sito che è appunto developer.motorolasolution.com. C'è parte del sito che è dedicata alla community Android, dove ovviamente abbiamo i driver per i nostri dispositivi, e c'è Data Wedge e questo Data Capture SDK. Data Capture SDK vengono documentati come faccio a utilizzare gli intent per recuperare i dati. Normalmente Data Wedge può essere configurato anche per funzionare in modalità keyboard emulation, cioè la vostra applicazione normalmente può ricevere i dati come se fossero digitati a tastiera. Lo svantaggio è che perdete informazioni, ad esempio, quali la tipologia del barcode, perdete la possibilità, ad esempio, di definire che su un certo campo volete leggere un IAN 13 e su un altro campo volete leggere un IAN 128, perché magari state facendo una lettura di uno scatolone, dovete leggere due barcode diversi e volete essere sicuri, o magari anche leggendo a caso uno o l'altro che venga messo nel campo giusto della vostra applicazione. Integrando l'intent di risposta, quindi viene generato un broadcast intent, potete ricevere i dati direttamente all'interno dell'applicativo e decidere cosa farci. Ad aprile rilasceremo anche un SDK per l'integrazione completa, perché ad oggi la parte
cosa più problematica è se avete un terminale solo potete settare data wedge e via dicendo. Il problema è quando ne avete magari 500 di terminali da settare, è impensabile andare a settarlo uno per uno. Noi ovviamente abbiamo degli strumenti per poter fare un con un MDM, quindi con un mobile device management tipo mobile tipo AirWatch e SOTI e simili, fare il deployment dei profilo per il barcode, per il lettore di barcode su tutti i dispositivi. Data wedge che ho sul terminale mi permette, una volta creato il profilo, salvarlo sul dispositivo e esportarlo sugli altri dispositivi. Quando vado ad accendere l'altro dispositivo trova il profilo di data wedge, lo ricarica e viene configurato automaticamente. Basta, io non è che abbia molto di più da dire di questo, non so se avete delle domande voi o... Ok. Salve, volevo chiedere, l'SDK, lei ha detto che lancia un intent, ma quindi l'applicazione deve essere installata come un'applicazione di terze parti o si può integrare una libreria dentro la propria applicazione per la scansione di QR code? Allora, sui nostri terminali è già preinstallato, quindi Data Wedge è già preinstallato. E su un terminale Samsung praticamente questo non funziona, perché è comunque integrato con l'hardware che abbiamo a bordo del nostro dispositivo, quindi è legato solo a questi dispositivi. È più per applicazioni verticali, dove se tu hai la necessità di realizzare un'applicazione dove hai bisogno di fare letture barcode molto spinta, quantomeno sapere che dici ok, io con un dispositivo consumer posso arrivare fino a un certo punto, poi devi andare a modificare l'hardware, non è solo il discorso della libreria che va a fare la decodifica, è proprio il discorso dell'hardware. Ok, quindi non è un'applicazione che si può rilasciare su Play Store, diciamo è solo un'applicazione per i business. Allora, tu puoi rilasciarlo, no, non ha senso rilasciarlo su Play Store. Perché le spiego, io con una mia ditta sto realizzando un'applicazione che serve per una ditta che fa tipo Groupon, Tipest, okay. Avevamo la necessità di leggere i QR code, solo che questa applicazione è rilasciata diciamo agli esercenti, quindi a utenti diciamo privati che hanno la loro ditta, però comunque dovrà essere rilasciata a loro, inviata cioè direttamente tramite Play Store oppure tramite mail, e avendo la necessità di leggere questi barcode abbiamo cercato una libreria da integrare dentro proprio la nostra applicazione, in modo che così l'utenza non avesse la necessità di scaricare due applicazioni separate. E volevo sapere se... No, questo è legato proprio all'hardware. Ci sono altre librerie disponibili su per Android che permettono di fare una cosa del genere. Zebra Crossing mi pare che comunque abbia come interfaccia sempre il discorso degli intent e devi avere un secondo software installato. Però penso che ci siano librerie disponibili. Sì, sì, però chiaramente non sono avanzate quanto... Diciamo, di sì, l'esempio che facciamo noi con la Zebra Crossing è se tu hai un codice su una bottiglia dell'acqua, se tu inquadri con la fotocamera il barcode direttamente leggi sempre il valore corretto, se tu inizi a girare un po' la bottiglia a un certo punto inizierai a leggere un barcode errato, soprattutto se hai un interleave 2 di 5 come tipo di barcode, perché non ha dei check digit all'interno del barcode, però diciamo se devi leggere un QR code ogni tanto non è grosso problema, il problema è se devi andare a leggere veramente tanti barcode o se l'informazione che vai a leggere deve essere corretta. QR code comunque diciamo con le librerie che ci sono sul mercato praticamente tutte le leggo. Ok, grazie. Non propriamente legato ad Android, ma come Motorola avete anche dispositivi di lettura separati? Sì, nel senso che tipo Bluetooth, per dire. Bluetooth, abbiamo dei ring scanner fighissimi dove tu hai praticamente, vediamo se questo è Bluetooth, è un ring scanner, oppure puoi avere la classica pistola Bluetooth. Abbiamo anche dei dispositivi che hanno una memoria interna, quindi tu puoi andare con questa pistola Bluetooth a leggere tutti i tuoi quello che devi andare a leggere praticamente, e quando torni vicino al dispositivo lo puoi scaricare. C'è anche la possibilità, ad esempio, se tu hai un USB host,
molti di questi lettori hanno un'interfaccia USB, possono essere configurati come human interface, quindi come, visti come una tastiera. Ovviamente devi sempre averlo collegato in questo modo, però puoi leggere i dati in questo modo. Però sì, soprattutto noi abbiamo parecchi progetti dove viene associato una cosa di questo tipo, perché è molto comodo, perché lavori praticamente a mani libere e puoi fare letture e barcode, e viene utilizzato per il picking. Ad esempio, se tu hai un magazzino, devi andare a prendere la merce, ti esce, abbiamo una cosa di questo tipo, non propriamente, sì, no? Questo è ancora solo Windows CE, però fai conto, tu hai un dispositivo di questo modo. Questo è un wearable che c'è da 15 anni, è un po' più grande di quelli che si pensano adesso, e te lo metti su un braccio, lavori con un ring scanner e hai le mani libere praticamente. Altre domande? Allora, tu devi fare conto che rispetto a un terminale consumer il prezzo è molto più alto. Adesso non saprei dirti di preciso, posso dirti ad esempio su questo andiamo, dice in terminale solo wifi, Android costa 800-900 euro, una cosa di questo tipo, con lettore barcode, molto di più un terminale, è come se fosse uno smartphone di fascia alta. Il discorso è che questo è disponibile sul mercato per 3 anni e supportati per altri 3 anni, è coperto da garanzia, se tu attivi la garanzia noi abbiamo un service from the start legato al terminale che ti permette di avere un contratto dove l'unica cosa che non è coperta è praticamente il vandalismo e se è il furto praticamente, però arrivano terminali con ancora quelli Windows Mobile con il touchscreen resistivo, con pezzi con i cacciaviti all'interno del display, e vengono si è rotto e vengono sostituiti. Diciamo quindi quello dove noi siamo competitivi è sul total cost of ownership per le imprese, dove l'idea è che se tu hai un dispositivo per 3 anni, questi sono dispositivi che sono resistenti alle cadute, abbiamo terminali per l'outdoor che sono IP67, vi dicendo, il risparmio ce l'hai perché il terminale non si rompe. Quindi se tu hai una persona che va a lavorare, parte la mattina e torna la sera, e a metà giornata si rompe il cellulare perché gli cade per terra, il resto della giornata lui lavora con la carta. Il ring non ne ho idea, posso... Il ring è configurabile con barcode, nel senso che è configurabile perché tu puoi settare le tipologie di barcode che va a leggere, la tipologia con cui si va a collegare con il dispositivo e via dicendo, ma lui quello che fa non fa nient'altro che leggere barcode. Per la configurazione tu praticamente hai un manuale con tutti i suoi barcode e in alternativa c'è un SDK lato dispositivo dove tu vedi quel lettore barcode come se fosse un lettore integrato praticamente, però ancora è legato ai terminali Motorola Solution. Se tu lo vuoi collegare a un terminale consumer tramite suo Bluetooth, la cosa che devi fare è configurartelo con i barcode in questo modo, oppure gli puoi scaricare probabilmente un profilo, però diciamo è semplicemente questo. La connessione può avvenire o come human interface, e quindi riesci a collegarlo ad esempio anche con un iPad o con un Galaxy della Samsung, o tramite SSP come profilo Bluetooth. In quel caso lo puoi collegare a dispositivi industriali, Windows Mobile o Android, che hanno anche il profilo SSP, il serial profile, e riesci anche a pilotare la configurazione, però normalmente non riesci a farlo sui terminali consumer perché non hanno l'SPP. Volevo chiedere una cosa, non è stata chiara a me. Questi terminali qua della Motorola leggono molto bene i barcode unidimensionali, ma quelli bidimensionali anche? Sì. QR code, data matrix? Anche gli Aztec. Ok. No, nel senso... E quali sono più o meno le prestazioni? Cioè nel senso...
quanto ci mette, a che distanza e quanto tempo? Allora, quello è definito dalla tipologia dello scan engine. Dipende dalla stampa, cioè quindi dalla dimensione della stampa, e poi dipende dal tipo di scan engine. Noi abbiamo degli scan engine non su terminali Android ancora, usciranno poi quest'anno, che sono dei long range, dove tu puoi avere un imager che legge fino a 7-8 metri. È pensato perché hai in un magazzino un pallet a non so quanti metri in alto, tu praticamente ti metti, sei sul muletto a una certa distanza e devi poter essere in grado di leggerlo anche da 7-8 metri. Ma magari il codice occupa una 4, cioè, ok. Sì, deve essere okay. Scalabile. Grazie. Ed è anche l'altro problema è se la dimensione minima, perché no. Poi vabbè, lo potete vedere da vicino, se io questo è un data matrix, questo è un maxi code, questo è un Hackstack, o i PDF 417 che sono i primi bidimensionali che sono stati fatti. Deve essere un imager 2D. L'imager mi permette ad esempio anche di leggere dallo schermo di uno smartphone, di un PC. Mm-hmm. Grazie. Prego. Ok, io non ho molto di più da dire, ecco. Se volete in mezz'ora riesco a ridire ancora tutta un'altra volta come minimo, ecco. Se avete qualche domanda mi trovate in giro oggi e domani. Grazie.